sapere che qualche anno fa ho avuto una storia con un ragazzo di un paese vicino ad Arezzo. Siamo stati insieme per ben 5 anni e mezzo. All'inizio tutto bene, ma poi per varie vicissitudini che spiegherò in seguito, lui mi ha lasciato. Dovete sapere inoltre che mentre ero fidanzata con lui successe un fatto. In pratica ebbe una brutta caduta, un po' per distrazione sua e un po' per testardaggine mia nel voler fare tutto da sola, e mi ruppi il femore. Fui costretta a letto per ben 5 mesi, durante i quali cercai di riprendermi nel più breve tempo possibile. Immaginate la pazienza dei miei genitori e la fatica nel dovermi accudire. Quando finalmente la frattura, che non ne voleva sapere di rinsaldarsi, guarì, tornai felice al mio posto di lavoro, convinta che avrei trovato tutto come l'avevo lasciato. Niente di più sbagliato. Eh no, cari miei, perché durante quel lasso di tempo ne erano successe di cose. Intanto il mio responsabile era stato ingiustamente mandato via ed era rimasto solo la mia responsabile, ma fosse solo questo. Beh, indovinate un po' che cosa mi hanno combinato. È presto detto, miei cari amici, è semplice. Al mio posto ho trovato un'altra ragazza. Immaginate un po' il mio sgomento. Lì per lì ho soltanto chiesto spiegazioni e ho pensato, cercando di dare il beneficio del dubbio, ma sarà lì temporaneamente. In fondo qualcuno dovevano pur metterci mentre io non c'ero, no? Beh, sono stata un'illusa. Perché? Perché dopo molti giri di parole mi è stato candidamente spiegato, assieme anche alla mia ex assistente sociale, che dovevo lavorare insieme a quella persona. Giustamente non potevano mandarla via. In effetti non sarebbe stato nemmeno carino nei suoi confronti, lo so, ma la cosa che mi aveva più ferito è che non mi avevano nemmeno avvisato. Non ci ho visto più e ho cominciato a tirar fuori tutta la mia grinta e, sbraitando, ho caldamente detto che mi avevano sostituito e che non ci avevano pensato nemmeno 2 volte dopo tutti quegli anni al loro servizio. Beh, la mia responsabile ha cercato di rabbonirmi, spiegando che tutto questo faceva parte di un progetto chiamato Giovani Sì e che non dovevo arrabbiarmi tanto e provare a lavorare insieme a lei. Calmata la mia rabbia, decisi di darle ascolto. Ma sì, proviamo, che vuoi che succeda? Magari lavoriamo bene insieme. Niente di più sbagliato. Dopo aver tentato qualche settimana, non ero soddisfatto. Senza contare che gli scherzi e le ingiustizie nei miei confronti non cessarono. Stufa di tutto questo, decisi di rivolgermi ai sindacati, che mi dissero però che servivano delle prove per portare avanti un'accusa del genere. Mi munii persino di un registratore vocale, ma non ci fu niente da fare. In breve tempo, dopo averci però molto riflettuto, decisi che avrei potuto tentare una nuova strada, tornare a studiare. Quella era davvero l'ultima cosa che pensavo di poter fare, tornare all'università. Io, che non ho mai studiato granché in vita mia e nemmeno non ho mai avuto tanta voglia. Decisi così di iniziare a cercare delle scuole da poter frequentare. Prima di licenziarmi però, provai a portare avanti entrambe le cose, studiare e lavorare nello stesso tempo, ma non mi riuscì e poi, come ho già detto, non mi trovavo più bene. La delusione era stata troppo grande per me. Un bel giorno, dopo aver preso il coraggio a 4 mani, consegnai la mia lettera di licenziamento. Mi mandarono via, senza tanti giri di parole, senza baci, né abbracci, né saluti, da parte di nessuno, nemmeno delle operatrici. Puntualizzo che non erano di certo tutte così, molti di loro erano persone stupende. La cosa che mi è dispiaciuta di più del mio licenziamento non è stato tanto il dover lasciare il posto di lavoro e rinunciare anche allo stipendio, ma è stato il fatto che non avrei più rivisto i miei amati vecchietti. Non li ho più abbandonati del tutto, anzi, ogni tanto torno a trovarli perché ci sono molto affezionata. Ero legata a ciascuno di loro, alla Rosa, alla Paola, che purtroppo non c'è più, all'Anna, a Vincenzo, alla Lucia, alla Norma, ad Aldo, a Checco, insomma a tutti. Ognuno di loro era ed è stato speciale per me e mi ha insegnato molto, più di tutti i lavori del mondo, mentre non posso dire di provare lo stesso sentimento per le altre persone, purtroppo, ma comunque non mi pento di aver fatto questa esperienza. Forse vi chiederete, i tuoi genitori come hanno preso il tuo licenziamento?
Beh, lì per lì non molto bene, perché non avevo più lo stipendio, ma poi, vedendomi più felice, si sono rallegrati anche loro. Sapete, a causa del mobbing non ero più quella di prima. A pranzo non mangiavo niente, anzi, spesso, nei peggiori dei casi, vomitavo anche e passavo ore e ore a piangere. Solo la mia famiglia riusciva a capirmi e il mio attuale ragazzo, prima che si allontanasse del tutto da me. Il mobbing somiglia al bullismo, diciamo, anzi, che è un atto di bullismo, solo che viene fatto al lavoro e non nelle scuole. Poi non è che mi intenda molto dell'argomento, così mi limito a scrivere quel poco che so. Posso dire che non è tanto bello subire del mobbing, ti danno dei lavori umilianti, del tipo strappare un foglio, o anche pericolose a volte, e nei peggiori dei casi il lavoro che fai, come succedeva a me molto spesso, te lo ritrovi nel cestino e ti si accusa che non lo hai fatto. È umiliante e degradante per la persona. Non mi pento di essermi licenziata. Quel che mi pento, invece, è di avere in qualche modo abbandonato le persone a cui tenevo a loro stesse. Mi sento come se avessi fallito una missione. Ovviamente non ci sono stati soltanto momenti brutti nel posto dove lavoravo, anzi, ricordo tantissimi momenti felici e divertenti, come quando andavamo con gli ospiti della struttura a pranzo a Rintocco, un ristorante di San Zeno, un paese vicino ad Arezzo, gestito da ragazzi con disabilità. Si mangiava molto bene. Oppure quando si partì insieme in gita ai Laghi della Tranquillità e ci mettemmo a pescare. Che risate quel giorno! Abbiamo fatto tante gite e sono state molto belle e spensierate. Sono rimasto in buoni rapporti con il mio ex responsabile Massimiano e a volte lo sento, siamo amici insomma. Con gli altri purtroppo, per fortuna, ho perso i contatti, anche se qualcuno lo sento ancora. Tempo fa sono tornato a trovare i miei amati vecchietti e con mia grande gioia ho visto dei bellissimi miglioramenti. Massimiano è tornato e ha riportato all'antico splendore quella struttura che sembrava ormai defunta. Ha fatto davvero un ottimo lavoro e da quanto mi è piaciuto mi è persino venuta voglia di tornarci, ma questa volta in veste di educatore sociale.